Allora, benvenuti, ecco che facciamo questa lezione di scripting. Qui siamo in Craft, faccio sempre osservare dove siamo. Siamo in una zona centrale di Craft, vedete sulla mappa, adesso sono su Anarchos, e da qui a Anarchos si vede già delle belle vedute. Questa qui è la sim di Lumière Noir, là c'è il negozio di Craft, il Craft Store. E là abbiamo il piccolo principe e qui ci sono alcuni esperimenti di Rumegush. Quindi facciamo, qui posso costruire, quindi ho fatto alcune prove qua. Non me ne vorrà Rumegush per l'intrusione. Allora, l'idea di fondo è qual è? È quella di riuscire a fare un cubo che quando cliccato ci dia tutto il suo contenuto. Quindi noi come la facciamo a fare? Vabbè, il cubo ovviamente si fa, ma il contenuto dovremmo averlo già nell'inventory e dobbiamo mettercelo dentro. Quindi cosa facciamo? Allora, nel cubo vedete che adesso c'è uno script che è lo script che ho chiamato dai tutto il contenuto. Quindi lo chiamiamo, adesso poi lo vediamo meglio, F2. Facciamo give all, è un giver, perché l'obiettivo di questa lezione è farvi vedere come si fa un giver ben funzionante. Allora, il giver praticamente prende tutto il contenuto della scatola e lo consegna a chi clicca. Facciamo una demo. Andiamo a prendere, mettiamo alcune snapshot, queste sono delle foto, queste qui sono delle diapositive, ma possiamo dare anche degli oggetti. Qualunque cosa, anche degli script, però gli script sono un pochino più complicati. Quelli converrebbe, se proprio volete dargli degli script, prendere una notecard, quindi fare una notecard e poi iniettare gli script nella notecard, perché altrimenti mettendo gli script dentro il contenuto di un cubo, questi sono attivi e non è facile tenerli sotto controllo. Ok? Però comunque, se volete vedere come facciamo, facciamo una notecard e qui facciamo script utili. Ovviamente ci accertiamo sempre di avere le proprietà full permission, modify, copy, transfer, e in questo script ci infiliamo, cioè in questa notecard ci infiliamo, ad esempio, lo script slideshow, questo qua. Ok? Quindi a questo punto salviamo lo script, no, la notecard, e questa notecard che abbiamo appena inserito, che è questa, script utili, la mettiamo nel contenuto. Ok, quindi vedete che adesso abbiamo una snapshot, cioè due immagini, uno script, lo stesso script che fa il give all, ma mettiamoci anche un oggetto. Oggetto ci mettiamo l'orsacchiotto. Ok? Allora, l'idea di questo script è che quando fate lezioni, insomma, fate qualcosa e volete distribuire a tutti una cartella con tutto il materiale, è bello dirgli alla gente cliccate qua invece di andare in giro a fornire voi il materiale. Quindi tutti quelli che cliccheranno riceveranno una cartella con il materiale della lezione. È importante, almeno è molto consigliabile, che il nome cioè, del cubo sia magari significativo. Quindi ad esempio questo qui potrebbe essere materiale della lezione, perché poi la cartella verrà costruita con il nome dato dal nome dell'oggetto. Okay? Una volta che voi cambiate il nome o cambiate il contenuto con altre impostazioni, ricordatevi di fare il reset dello script. Il reset dello script si può fare in tanti modi. Uno dei più interessante è quello più semplice, è quello di andare qui ci sono, dunque negli script c'è la possibilità di fare il reset script. Facendo reset script si resettano tutti gli script e vedete che cambia il titolo. Allora, vediamolo in funzione. In funzione cosa vuol dire? Vuol dire che se io lo clicco, materiale della lezione, vedete che mi dice un oggetto che si chiama materiale della lezione. Mi sta dando una cartella, e tra l'altro lo scrive anche qua in chat, quindi sta dicendo il nome allora qui sta dicendo da chi viene, Salazar Steinberg vuole darmi, e
E poi a seconda di chi clicca, qui verrà il nome di chi ha cliccato, quindi essendo io lo stesso, mi verrà la stessa cosa. Allora faccio accept, accetto, e allora a questo punto mi dice, guarda che qualcuno ti ha dato questo materiale della lezione. Per andarlo a vedere basta che apro il mio inventory, vado, mi troverò magari nei recent items, abbiamo una cartella nuova e qui dentro abbiamo tutto, quindi chi riceve può vedere tutto quello che gli voglio dare. Questa è una cosa molto importante e riceve anche lo script, questo, che è lo script che ho usato per darlo, quindi in realtà questo script viene anche consegnato, manoscritto full permission e quindi non ci crea problemi. Lo script, come vedete, eccolo qua, lo proviamo a commentare un pochino. Vedete, è abbastanza breve, sono solo 21 righe. Vedete che inizia con una lista di files. I files sono gli oggetti che devono essere estratti. Lo script è tutto qua, praticamente inizia default, ha due stati, lo state entry, che è quello che accade quando fate reset, e lo stato, cioè scusate, l'evento di start, cioè cosa succede quando qualcuno lo tocca. Allora, vedete che quando parte lo script, la prima cosa che fa è di impostarsi come scritta fluttuante, una scritta fluttuante che avrà il nome dell'oggetto. Poi qui vedete che c'è 111, quindi rosso, RG, verde, blu, quindi 111, rosso, verde, blu, tutti e 1 vuol dire bianco, altrimenti se volete cambiargli il colore potete mettere una combinazione qualunque. 1 qua permette di dire un po' la trasparenza o comunque da quanto svanisce il colore, la scritta. Questo LL7 text praticamente vedete che mi fa vedere materiale della lezione. Dopodiché faccio un for. Allora, questo for è praticamente un modo per ciclare, come si dice in gergo, quindi di enumerare, cioè di elencare. Tutti gli elementi che vanno da 0 a un numero massimo, meno 1. Quindi in realtà voglio contare, cioè se ho 10 elementi nell'inventory, voglio enumerarli tutti, quindi dal primo all'ultimo. Nella nomenclatura degli script, il primo elemento di tutte le liste è sempre lo zeresimo, quindi noi dobbiamo ciclare partendo con un indice che va da 0 fino al massimo meno 1, e questo lo ottengo dicendo per i che va da 0 finché i è minore di questo numero, quindi gli chiedo tutto il contenuto, cioè il numero di elementi nell'inventario, quindi LL get inventory number di inventory all, cioè tutte le tipologie di cose che ci possono essere, e poi faccio l'incremento i più più quando devo poi fare il ciclo, quindi questo va da 0, se ci sono dentro 4 elementi andrà da 0 a 3 e quindi enumererà i primi 4 elementi. Per ogni elemento che trova, quindi prenderà LLGetInventoryName, lo iesimo elemento qui mi torna proprio il nome, cioè il nome con cui compare praticamente qua dentro, quindi di volta in volta LLGetInventoryName avrà give all, poi ci sarà orsacchiotto, script utili, snapshot e poi Vulkan. Quindi li enumererà e li metterà, li accoderà, quindi questo più uguale vuol dire che li accoda, cioè aggiunge a files il nome in questione. Quindi dentro files, nella lista di files, ci sarà la lista degli oggetti che devono essere dati. Questo è tutto per quanto riguarda lo state entry. Ed è il motivo per cui se voi cambiate o il nome dell'oggetto o la quantità di oggetti nell'inventory, dovete poi fare il reset, altrimenti non vi viene gestito. Poi vediamo cosa succede quando facciamo il touch start. Allora, il touch start è quando qualcuno, quando un avatar tocca, visto che in una situazione di lezione possono esserci tantissimi studenti, possono toccare in tanti. Quindi io posso ricevere un solo evento, un touch start, ma che proviene da n avatar che hanno toccato in quel momento. Tipicamente questo numero non è mai più grande di 1, 2 o 3, ma per ogni evenienza il modo giusto per gestire i touch start è quello di ricevere l'n, quindi sapere quanti avatar stanno toccando, e poi fare anche qua un ciclo per i che va da 0 ad n, quindi per il numero di avatar che stanno toccando. E poi cosa facciamo?
Andiamo, innanzitutto qui LL Detected Key di E mi dice qual è l'avatar che ha toccato. A quell'avatar che ha toccato gli do una LL Give Inventory List, che è una funzione che dà a un avatar una lista di oggetti, che è questa qua in fondo, che è quella che avevo costruito all'inizio, e gli mette in una cartella che si chiama in un certo nome. Questa è una funzione, c'è anche un'altra funzione che si chiama LL Give Inventory, dove invece gli si dà soltanto il nome dell'avatar e il nome dell'oggetto. Io trovo che però spesso è molto più utile darla in blocco, a meno che non sia proprio solo un elemento, anche perché in questo modo l'elemento viene messo in una cartella e quindi la persona si vede la cartella e quindi riesce a capire anche da dove è venuto. E poi comunque vedete che noi facciamo nell'L6, in cui diciamo sul canale 0, LL Detected Name di E, attenzione che qui mettiamo il nome, quindi il mio nome di avatar Salazar Steinweg, mentre invece LL Give Inventory voleva la chiave, cioè il codice dell'avatar, e quindi dice a te Salazar Steinweg, o quello che è, ti ho dato una cartella nell'inventory di nome e poi ti ripeto il nome dell'oggetto. Quindi questo script semplicemente, come vedete, ha l'effetto di costituire un distributore di materiale. Se vogliamo cambiare due cosine, facciamo anche l'esempio, quindi il nome, invece di dire il materiale della lezione, diciamo clicca per materiale, no, clicca per informazioni. Quindi potete anche metterlo come distributore di informazioni. E poi, se voi volete, invece che farlo comparire in bianco, lo volete far comparire in rosso, ad esempio, mettete R1, G e B a 0. Okay? Facendo in questo modo, vedete che è passato in rosso, in questo caso non si vede un granché, ed è cambiato il nome, e quindi è tutto quello che si può fare. Ora, io ritengo che questo sia un script di base fondamentale, si può usare per dare dei regali, per dare del materiale. Ad esempio, ho fatto un video interessantissimo in cui spiegavo appunto come usarlo per regalare delle magliette, regalo magliette. Credo che per questa volta, per questo video, è tutto. Auguri e ricordate poi di visitare Craft con tutte le meraviglie di questo mondo OpenSim. Buonasera.